Eccoci arrivate con il top e flop del mese di ottobre. Io direi di partire subito e partiamo con i top, ma sì, dai. Allora, top sicuramente questo è Deo Roll-On della Nivea, deodorante Invisible for Black and White. Dura 48 ore nella profumazione originale. È un roll-on, esattamente. Profumazione classica, gradevole, va bene, ma la cosa importante, secondo me, è che non macchia davvero i vestiti, davvero for black and white, perché sia i vestiti scuri che i vestiti chiari non li macchia, e questa è una cosa per me fantastica. E poi l'ho usato anche in estate, tranquillamente tutto il giorno, ed è, mi ha durato, quindi tollerabilità cutanea garantita. Sì, devo dire che davvero ho fatto il suo lavoro, quindi soprattutto quando è in offerta, io questo lo riprendo sicuramente e promosso. Sicuramente. Altro top è questa della Bottega Verde, è la maschera viso astringente sebo equilibrante per pelli impure con argilla e mandarino. È un 75 ml, stessa cosa, quando è in offerta la prendo. Va applicata su tutto il viso, si lascia in posa 10-15 minuti e si va a rimuovere. Davvero pulisce a fondo, non è adatto per le pelli troppo sensibili perché è un po' aggressiva col fatto che, sì, esatto, col fatto che comunque ha l'argilla dentro, comunque ha questo bel colorino anche arancione. A me piace, tranquillamente a me piace. Questa, ok. Poi andiamo avanti, altro top. Questo è il gel doccia del Livre Rocher Fiori di Magnolia. Sì, me lo ricordo, la profumazione è molto fresca, molto delicata, soprattutto in estate. Secondo me è stata una cosa fantastica, perché intanto tutte queste profumazioni restano anche sulla pelle, cosa molto importante, perché se no va via subito, invece restano. Idratano, incredibile dirlo, ma davvero anche idratano la pelle, quindi almeno che non fate uno scrub o qualcosa del genere, comunque potete anche non applicare la crema dopo. E poi era fresco e delicato, non irrita soprattutto. Ed era perfetto anche per pelli sensibili, quindi questo sicuramente in estate, Fiori di Magnolia, molto molto delicato, molto fresco, promosso. Prodotto ni, perché questi si sono visti un pochino in giro, sono i cotonini della Cotton Plus, sono quei dischetti di cotone che sono già imbevuti di detergente. Questo ad esempio hanno estratto di argan e vitamina E, formato maxi. Struccanti intenso, si attiva con l'acqua, vanno inumiditi leggermente e hanno già il detergente all'interno per il viso. Mi sembravano davvero comodi, li ho dovuti provare. Intanto sono spariti dal mercato. Io almeno io dove li trovavo non li trovo più. Secondo me hanno fatto due conti e hanno detto: questi qua se comprano solo i cotonini non vengono più a comprare il cotonino e lo struccante, e quindi li hanno proprio fatti sparire. Poi, intanto vanno bene solo per il viso, proprio per rimuovere solamente il trucco del viso, perché il trucco un pochino più intenso, anche solo l'ombretto, non lo rimuovono assolutamente. Però, ad esempio, a me sono sembrata un'idea molto carina, al posto delle salviettine struccanti che sono bagnate e una volta aperte devi usarle subito perché sennò si asciugano, oppure in viaggio, esempio classicissimo. Mia sorella è andata ed è in aereo, invece di prendere il mini latte detergente con i cotonini oppure le salviettine struccanti, ha usato una manciata di queste perché erano qualche giorno, quindi una manciatina, e le usava nel bagaglio a mano perché non è un liquido e quindi non va neanche conteggiato. Quindi per questo davvero secondo me un'ottima cosa. Sono spariti dal mercato, io le promuoverei, ma nì, è perché non si trovano più, almeno io non le trovo più, fatemi sapere voi. Prodotto bocciato del mese, questa crema mani protettiva vellutante e idratante eccetera eccetera della Mil Mil, che dovrebbe avere pass flora e mandorla. Fortuna che l'ho presa in offerta a 0,99, perché intanto passi flora e mandorla a dove? Profumo siliconico alcolico duro, e oltretutto questa, se hai le mani leggermente screpolate, brucia tanto, quindi davvero dai, della passiflora qui dentro non c'è assolutamente niente se non il nome. Un po' di glicerina, forse c'è, la glicerina sì, perché si sente idrata, ma bocciamola assolutamente, cioè invece di essere idratante questa ti va a screpolare ancora di più le mani, e quindi la bocciamo assolutamente, evitiamola. Crema Mil Mil passiflora e mandorla, lasciamola perdere.
Altro prodotto che ho finito, questi velocissimi perché li conoscete già, finita la matita occhi della Zoeva. Questa è viola, era un viola, sì, che a dirla tutta avrebbe ancora della mina, perché c'è ancora la mina, solo che vista la dimensione io non riesco più a temperarla e direi che ha fatto anche. Quindi le matite della Zoeva davvero sono fantastiche. E altro prodotto che continuo a comprare, continuo a usare, continuo a finire, continuo a promuovervi, lo struccante bifasico Express di Libero Sché. Questo è esatto, questo è lo struccante perfetto, davvero fantastico, rimuove tutte le tracce di trucco, anche quello waterproof o più resistente, quindi lo amo e lo adoro e continuo a prenderlo, a usarlo e finirlo. Quindi questi erano tutti i prodotti del mese di ottobre, fatemi sapere se avete provato qualcuno, come vi siete trovate, io spero sia stato utile come ogni mese. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e iscrivetevi così non perdete i prossimi video. Ed alla prossima. Ciao!